Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, di alimentazione, di addestramento e conosceremo un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe. Siamo nuovamente in compagnia del dottor Martini per parlare oggi di forasacchi. Ecco, innanzitutto cosa sono i forasacchi? Allora, i forasacchi sono delle spighe, delle piccole spighe che nascono in un tipo di erba molto comune nei nostri campi. E queste spighe poi, quando soprattutto la stagione inizia a essere la stagione secca, tendono a staccarsi dalla pianta e quindi possono entrare a contatto con i nostri animali, in particolare con il cane, in varie modalità. In che modo, infatti? Una delle modalità più comuni è attraverso il contatto con il pelo, perché queste piccole spighe hanno delle lamelline che si attaccano facilissimamente al pelo e poi tendono a progredire sempre di più. Cioè, una volta che la spiga si è attaccata al pelo e poi può anche penetrare nella cute, e non riesce a tornare indietro e quindi l'unico modo che ha per di comportarsi, diciamo così, è continuare a progredire, e questo ovviamente può creare dei problemi. Altri modi di contatto del forasacco con i nostri animali sono o l'inalazione, e i cani in particolare lo inalano attraverso il naso perché annusano in terra, quindi il forasacco entra attraverso il naso, oppure possono essere respirati e quindi entrare attraverso la trachea nelle vie aeree principali, quindi i bronchi. E queste sono le classiche modalità. A volte può succedere che entrano addirittura anche sotto la congiuntiva, quindi si trovano all'interno per esempio della terza palpebra. Questo può succedere nei cani e anche nei gatti. Quali sono i rischi? I rischi sono vari a seconda appunto della via di penetrazione del forasacco. Facciamo un mito: il forasacco è vero che progredisce, cammina, come detto prima, ma non crea danni mortali, cioè il forasacco che entra a livello del cervello, si sentono dire tante cose, non è vero. Quindi il forasacco, se entra per via cutanea, e le vie d'accesso classiche sono o gli spazi interdigitali, oppure a volte possono penetrare nella zona perianale, per esempio quando il cane si siede, addirittura a volte possono penetrare attraverso la vulva, per esempio nelle femmine si trovano, è capitato anche a noi di trovare dei forasacchi all'interno della vescica, però quando penetrano per via cutanea formano queste piccole gallerie che poi secernono pus, perché poi il forasacco porta dentro infezione e quindi si hanno queste lesioni pustolose in varie zone. Una delle forme classiche, se il forasacco progredisce molto, è la localizzazione vicino ai fianchi e quindi questi ascessi molto voluminosi nella zona lombare o retrocostale e quindi bisogna andare a trovare il forasacco. E la cosa difficile è questa, cioè andare a individuare il forasacco che ha creato tutto questo. Considerate che sono spighe di pochi centimetri, 2-3 centimetri al massimo, immerse in questo pus, quindi non è facile andare a individuarlo e rimuoverlo. La difficoltà sta in questo. Oggi abbiamo vari strumenti, in particolare l'ecografia, che ci aiuta molto nell'individuazione del forasacco. A volte tocca intervenire chirurgicamente, seguire il tragitto fistoloso per arrivare a trovarlo. Se penetrano nelle vie aeree, nel naso, quello che possono fare è dare una sintomatologia tipo starnuto con perdita di gocce di sangue dal naso, e anche in quel caso lì bisogna addormentare l'animale e andarla a cercare. Dal naso al massimo possono venire ingoiati, quindi una volta ingoiati il forasacco, una volta nella prato digerente, non crea più danni, e mentre se viene respirato va a finire nei bronchi. Quella è la situazione un pochino più complicata, perché il forasacco può creare dei veri e propri ascessi bronchiali, quindi i cani hanno tosse persistente, anche cronica, da mesi. E nei casi più complicati il forasacco perfora il bronco, perfora il polmone e può creare anche, oltre che una bronchite grave e una polmonite, anche uno pneumotorace, si chiama, cioè la perforazione del polmone con fuoriuscita di aria all'interno della pleura, e quella è una situazione la più complicata. Però di solito i problemi sono locali.
Ecco, nel caso dovessimo accorgerci, insomma, di queste problematiche, dobbiamo rivolgerci a un veterinario. Sì, la cosa migliore ovviamente è rivolgersi al veterinario, perché prima si riesce a togliere il forasacco e meno danni si creano, e meno il forasacco progredisce, anche più facile individuarlo, perché a volte si sono tolti i forasacchi che erano in quella zona lì da anni, ma sono talmente macerati che diventa molto più difficile. Quindi prima si vede la pustolina oppure il cane che starnutisce, soprattutto in questa stagione qui, perché i forasacchi seccano, si formano e si seccano questa stagione qui, e poi per tutta l'estate è bene correre subito dal veterinario. Oggi parleremo di dermatiti da ectoparassiti. Ecco, quanto è importante in questo caso la prevenzione antiparassitaria? Ma la prevenzione per i parassiti, sia interni che esterni, è molto molto importante. Nell'ambito dermatologico, quindi, parliamo di una profilassi preventiva per i parassiti esterni. L'importanza è duplice, sia perché possono creare dermatiti, sia perché alcuni possono anche trasmettere malattie potenzialmente pericolose. Quali sono le conseguenze legate alle infezioni parassitarie per la salute dei nostri cani e dei nostri gatti? Le pulci possono essere causa quindi di prurito, di dermatiti, e molti cani e gatti possono, sensibilizzati alla saliva delle pulci, sviluppare una ipersensibilità, quindi un'allergia alla saliva della pulce. Questo che comporta che il morso delle pulci determina, fa scatenare delle reazioni allergiche molto molto importanti, quindi con forte prurito, enorme disagio e lo sviluppo, nei casi non controllati, di anche dermatiti molto importanti e molto estese. In quale periodo dell'anno dobbiamo sottoporre i nostri animali al trattamento antiparassitario? Ecco, contrariamente a quello che accade normalmente nella pratica quotidiana, siamo abituati a interloquire con proprietari che applicano gli antipulci e gli antiparassitari in generale solo in alcuni periodi dell'anno. La primavera e l'estate sono i periodi in cui il proprietario ritiene sia necessario trattare i propri animali. In realtà le condizioni climatiche, ambientali, anche domestiche, fanno sì che le forme immature di questi parassiti possano portare avanti il ciclo biologico e quindi essere presenti tutto l'anno. Quindi non esiste periodo dell'anno nel quale gli animali non debbano essere trattati con gli antiparassitari. Possono i parassiti o altri insetti trasmettere malattie pericolose per la vita dei nostri amici animali? Assolutamente sì, ci sono malattie importanti, come per esempio quelle trasmesse da vettori, intendiamo le zecche, che possono trasmettere malattie anche mortali per il cane, ma anche le zanzare, come sappiamo, possono trasmettere malattie come la leishmaniosi, che è molto molto diffusa nel territorio nazionale, o anche malattie come la filariosi cardiopolmonare, e quindi da qui si capisce come sia fondamentale che gli animali vengano regolarmente trattati con degli antiparassitari. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197.
un educatore esperto a Egisport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Crotti a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Siamo nuovamente in compagnia di Simone Crotti, oggi parliamo di cani molecolari. Ecco, innanzitutto cosa si intende per cane molecolare? Allora, volgarmente si intende quei cani che ricercano un solo tipo di odore, quindi cani da man trailing. Molecolari sono tutti, quindi è giusto definirli cani da, o da differenziazione di odore o da man trailing nel caso cerchino proprio le persone. Allora, il man trailing si tratta di insegnare al cane a, gli si viene proposto un odore e il cane deve imparare a cercare quell'odore ben specifico. Ognuno di noi, ogni persona, ha un odore suo, è come un'impronta digitale, cioè il mio non sarà mai uguale al tuo, non sarà mai uguale a quello di nessun altro, ce l'ho solo io, perché certe molecole sono uguali, certe altre invece ce l'ho solo io. E gli si insegna a cercare, a lavorare su quelle molecole, per questo si vengono volgarmente chiamati molecolari. Il percorso del cane da man trailing è molto lungo, sono cani, è complesso arrivarci proprio perché c'è da seguire vari step per insegnare a dire, prima ti insegna a cercare questa molecola, dopo ti insegna a cercare questa parte di molecole, dopo quest'altra parte, fino ad arrivare a cercare quella molecola lì. Ci sono studi che lavorano sulla diluizione delle molecole, cioè una goccia di sangue su un quintale d'acqua, su 10 quintali d'acqua, su 100 quintali d'acqua. E il cane è in grado di riconoscerlo, quindi può darci questa marcia in più. Per il man trailing tendenzialmente sono utilizzati tanto i bloodhound, pastori tedeschi, perché sono più addestrabili dei bloodhound, labrador. Però qualsiasi cane lo può fare. Quali sono poi gli utilizzi? L'utilizzo, allora, il cane mentrini ricerca, è una ricerca di persone per i dispersi, più accurata rispetto a un cane da dispersi convenzionale. Perché? Perché il cane da mentrini mi può cercare in città, mi può cercare sulla traccia di odore anche a terra. Il cane da ricerca dispersi mi lavora in ambienti naturali e mi cerca l'odore umano, quindi è un cane da discriminazione. Il cane da mentrini invece io dico, guarda, mi devi cercare in questa persona. Se un cane da dispersi mi va in un centro commerciale, inizia a segnalarmi tutti e mi va in tilt. Il cane da man trailing invece dice, ok, tutti loro no, la persona è questa. Oppure gli si insegna anche a cercare l'oggetto, perché l'oggetto di una persona, tipo una maglia, un mazzo di chiavi, sono comunque segnali che la persona di lì c'è passata e quindi mi dà un punto di riferimento su cui andare a basare ricerche, da cui partire. Poi si dice che il cane da man trailing deve fare fondamentalmente i negativi, perché mi dice di qua no, di qua no, di qua no, di qua sì. Poi mi segue quel sì, però me lo segue fino a un certo punto. Dopo possono subentrare altre tipologie di cani, perché dipende dall'ambiente dove si va, andare, si va a cercare. Se il cane, la traccia sparisce, vuol dire che c'è un motivo se la traccia sparisce. A volte deve intervenire un cane da superficie, perché se entri in un bosco la traccia è così grande, l'ambiente è adatto e la miglior ricerca ce l'hanno loro in quella situazione lì. Oppure mi sparisce tutto a un tratto, i cani da superficie non cercano niente, non trovano niente, magari mi serve il cane da cadavere, perché vuol dire che la persona per esempio è morta e quindi mi serve quel tipo di cane lì. Ecco, il cane da cadavere è un'altra tipologia, c'è un altro addestramento? Sì, consideriamo allora... Finché siamo vivi, ogni persona ha il suo odore, ha un odore specifico suo. Quando si muore abbiamo tutti lo stesso odore, noi esseri umani. Questo vuol dire che il cane da cadavere cerca quell'odore lì, quindi è un cane da discriminazione e mi cerca solo quella cosa lì. Il cane da mentrini mi cerca persona viva, mi cerca gli oggetti per darmi la conferma che è passato di lì. Cioè, serve per fare ricerca. Però la ricerca completa di un disperso si fa con un insieme di cani. Ci vuole il cane da man trailing, il cane da trekking, il cane da superficie e il cane da cadavere.
il man training mi fa i negativi, il trekking mi segue la traccia su asfalto in modo in città, però mi segue la traccia. Dopo che il cane mi finisce su una traccia, mi riserve il cane da man training per rifare i negativi in ambienti naturali, in superficie, e se non trovo niente, il cadavere, purtroppo. Ecco, tanti gatti ormai abitano all'interno delle nostre case, dei nostri appartamenti. Tra i problemi più frequenti c'è evidentemente quello dei graffi. Una soluzione a questa problematica può essere proprio il tiragraffi, quello che vediamo. Come funziona? Praticamente questi tiragraffi sono oggetti che vengono messi in casa e fanno parte, diciamo, anche dell'arredamento. Infatti abbiamo vari formati, anche più grossi o più piccoli, e in base con quelli il gatto riconosce un oggetto a cui, invece che divano, porte, è di cui divertirsi e andare a graffiare, entrare, fare tutti i suoi giochi. E allora su questo ci si riconosce e gioca e riesce solo a creare danni al nostro tiragraffi, che è un oggetto anche alla fine che può rientrare nell'arredamento anche magari dell'appartamento. Ecco, un gatto è un gioco, insomma, è un divertimento. Certo, un gioco, un divertimento con i colori, con i vari formati, le palline, tutto è, vede, un divertimento, un gioco, un Luna Park, come chiamano i nostri bambini, e si dedicano là e diventano oggetto di loro proprietà, perché infatti, come si vede, ci dormono anche dentro, hanno dei buchi, hanno la cuccia dentro. Vedono dall'alto, che solamente piace al gatto, insomma, certo. Stare in alto. Stare in alto, stare dentro, giocare, graffiare il nostro... la base sopra, la pallina, ecco, poi abbiamo vari formati anche più grandi come questi qua, dove ci possono stare più gatti, e ecco, poi di tutto. Ecco, non sempre però è sufficiente il tiragraffi, a volte il gatto non si fa, insomma, certo. Le unghie nel tiragraffi, bisogna ricorrere ad altre soluzioni. Quali sono? La quale? Qualche repellente, chiaramente naturale, che non possa fare male al nostro amico gatto, repellenti naturali che vengono messi nei posti più delicati, poltrone, porte particolari in vetro, vicino a tende, sono repellenti naturali e il gatto sente un fastidio e dove lo mettiamo? In spray naturale, non si sciupa la cosa dove si mette, il divano, e il gatto non viene allontanato dal posto, sempre con roba naturale, chiaramente. Questo risolve ovviamente anche altri tipi di problemi. Certo, chiaro, la nostra, la pipì del gatto, la cacca, tutto quanto riguarda anche se magari l'azzuffamento con altri animali, con un repellente, con altri prodotti sempre naturali, tipo creme o altri prodotti, che praticamente lui, insomma, si sente tranquillo e viene attirato da altre situazioni, ecco. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197.
L'estate si avvicina anche il tempo di vacanze, c'è chi decide di portare il proprio cane, il proprio gatto con sé al mare o in montagna e chi decide di lasciarlo in una pensione. Ecco, nel caso si dovesse scegliere questa seconda ipotesi, quali sono le cose da fare? Bene, allora parliamo della pensione vista dal punto di vista del cane, diciamo così. Chiaramente il cane piomba in un mondo completamente nuovo e diverso dalla sua quotidianità e da tutti i giorni, quindi è un momento molto delicato per il cane. Pensare di portare il cane a pensione bisogna pensarci molto prima, perché c'è da fare un piccolo percorso per vedere se il cane può o non può stare a pensione. La prima cosa da fare è andare, la buona norma, diciamo così, sarebbe andare nella pensione stessa con il proprio cane, e il gestore, diciamo così, della pensione dovrebbe valutare se quel cane, per le sue caratteristiche più che altro caratteriali, può o non può stare a pensione. E faccio dei brevi esempi. Quando si presenta un cane molto insicuro, che tende a rifugiarsi dietro il proprietario, a tenere la coda fra le gambe, a narcuare la schiena, a dare insomma dei segnali di insicurezza caratteriale anche forte, ecco, quel tipo di cane lì, quel cane insicuro, quel cane che per un milione di motivi nella sua crescita non ha avuto importanti stimoli di tipo ambientale e ha delle lacune, diciamo così, sul piano sociale e ambientale, è un cane che si sconsiglia vivamente di lasciare la pensione. Proprio il gestore stesso non lo può prendere a pensione, perché è un cane che è talmente poco, ripeto, sociale con le persone, magari probabilmente lo sarà anche con gli altri cani, che il gestore della pensione stessa non sarà in grado di garantirgli un certo benessere, un minimo benessere all'interno della pensione. Quindi la prima valutazione si fa lontano dal periodo di pensionamento stesso. Dopodiché, magari, se abbiamo la fortuna di avere un cane, tra virgolette, diciamo, normale, un cane che si presenta qui, annusa, segna, è curioso anche nel vedere dei cani magari un pochino più lontano, già ospite della pensione, il suo atteggiamento è tranquillo, la sua postura è normale, diciamo, la coda è normalmente alzata, il cane cammina fiero, ma quello, diciamo, che è un cane che volendo può stare un periodo a pensione senza alcun problema, perché questa cosa mi dice caratterialmente è un cane sicuro di sé. Ovviamente c'è bisogno, insomma, di fare un inserimento. Allora, il discorso di inserimento è un discorso molto delicato. A mio avviso, erroneamente, spesso si abusa di questo inserimento. Ricordiamoci che il cane apprende per associazione. Il momento più difficile per il cane che entra pensione è l'ingresso. Quindi, se noi facciamo vivere al cane solamente la parte più stressante, appunto, che è, come ho appena detto, l'ingresso, avremmo potremmo far associare a quel cane il venire, l'arrivare nella struttura una cosa molto, molto stressante. Cioè, se sbagliamo questo momento, dopo il cane difficilmente si tranquillizza all'interno della struttura. Quindi, se facciamo un inserimento, lo dobbiamo fare stando ben attenti di far associare quel giorno, quelle ore che il cane sta qui, un qualcosa di molto positivo. Quindi bisogna stare tanto dietro al cane, bisogna farlo giocare secondo le caratteristiche del cane stesso. Se il cane adora stare con gli altri cani, mi immagino un Labrador che 9,9 volte su 10 adora giocare con gli altri cani, lo facciamo stare con dei cani piuttosto brillanti, di modo che si possa divertire. Ci sono dei cani che magari non stanno volentieri con i loro simili, allora serve l'operatore che gli stia, diciamo così, dietro e che lo faccia giocare con altri tipi di stimoli. Ogni situazione ha la sua. Il discorso di inserimento, ripeto, è un discorso molto particolare, bisogna farlo con molto criterio. Ecco, oggi, come hai detto prima, abbiamo visto la pensione, questo argomento dal punto di vista del cane, ma è importante anche il punto di vista del padrone. Nella prossima puntata vedremo come scegliere una pensione, insomma, cosa deve fare attenzione un proprietario.
Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre siamo al canile comunale gestito dall'ENPA, oggi per conoscere sette cuccioli. Sì, allora loro sono sette cuccioli, e meticcio, segugio, la mamma infatti è un segugio, e hanno una cinquantina di giorni, saranno adottabili verso metà giugno. Ecco, sono sia maschi che femmine? Sì, sono sei maschi e una sola femmina. Diventeranno una taglia media? Sì, una taglia media, sono 15-20 kg al massimo. Sono sia a pelo liscio che a pelo più forte come la mamma. La mamma invece ha già trovato una famiglia? Sì, la mamma fortunatamente ha trovato subito una famiglia. Lei è stata trovata a Quarata, vagava da una settimana per strada, non si faceva prendere. Siamo riusciti a prenderla con una gabbia di cattura. E era già incinta e ha trovato subito adozione. Ecco, sono ovviamente adatte a ogni tipo di famiglia, insomma, essendo cuccioli. Sì, sì, assolutamente. E chiunque fosse interessato può rivolgersi a voi. Sì, può venire qui in canile a conoscerli. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Woo-hoo!